Amici sportivi appassionati di pallamano, torna il campionato di massima serie di pallamano femminile, torna in campo la Iomi BDO Salerno. Prima giornata di ritorno della regular season, in campo la Iomi BDO Salerno ed il Flavioni Civitavecchia. Si ricomincia quindi il giro di boa per il torneo di massima serie di pallamano femminile. Quest'oggi la formazione salernitana, campione d'Italia in carica nel primo match del 2018, affronta qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo il fanalino di Croda Flavioni Civitavecchia. Occhio però a sottovalutare la formazione guidata in panchina da coach Patrizio Pacifico, formazione capitolina laziale che ha messo sin qui comunque in difficoltà quasi tutte le avversarie incontrate nel girone di andata. Quindi crescita che si è vista pian piano di una formazione, quella laziale, giovanissima. Passiamo comunque ora alla lettura delle formazioni, mentre lo speaker della palestra presenta le formazioni in campo. La Iomi manda in campo con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 2 Rita Trombetta, con il numero 3 Carmela Stellato, con il numero 4 Ilaria Dalla Costa, con il numero 6 Erika De Somma, con il numero 9 il capitano Antonella Coppola, con il numero 10 Zulechi Gomez Hernandez, con il numero 11 Vittoria Vicky Romeo, con il numero 12 Monica Brewster, con il numero 18 Pina Napoletano, con il numero 23 Giulia Antonia Fabbo, con il numero 24 Siria Lauretti Matos, con il numero 25 Laura Casale, con il numero 33 Valentina Landi. I tecnici quest'oggi in panchina sono Adele De Santis ed Laura Avram. Per il Flavoni invece numero 1 Bulacche Andrada, con il numero 3 Martina Feoli, con il numero 5 Anna Giulia Francesconi, con il numero 7 Chiara Bonamano, con il numero 10 Martina Crosta, con il numero 11 Erika Maruzzella, con il numero 12 Romina Rabazzotti, con il numero 13 Francesca Fanelli, con il numero 14 Mara Bonamano, con il numero 16 Benedetta De Luca, con il numero 18 Francesca Spizzico, con il numero 22 Sheila Hiraldo, con il numero 72 Federica Ferretti. Il tecnico, come ci ha detto in precedenza, è Patrizio Pacifico. Gli arbitri sono i signori Cardone e Cardone. Tutto è pronto per dare il via al match tra la Iomi BDO Salerno ed il Flavioni Civitavecchia. Prima gara del 2018 e prima gara del girone di ritorno nel campionato di massima serie. Partiti con il possesso del Flavioni, con Sheila Hiraldo che gira la sfera per Martina Crosta. Buona mano, giro palla del Flavioni. Martina Crosta, ancora Sheila Hiraldo. Manovra, giro palla per la formazione ospite. Il servizio per Hiraldo, di lì non si passa, ma c'è il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Hiraldo, ancora possesso Flavioni. Martina Crosta, ancora Martina Crosta, si butta nello spazio, serve buona mano. La spinta di Gomez, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Ancora giro palla per Flavioni che è sotto passivo, si alza il braccio degli arbitri. Flavioni sotto passivo, la conclusione di Hiraldo che non va. Nulla di fatto, Monica Brewster, serve Valentina Landri, sulle Gomez. Lauretti Matos, Pina Napoletano sull'ala. Giro palla Iomi. Gomez,
Landry. Landry si butta nello spazio, di lì non si passa, la conclusione però è alta. Poi la spinta di Valentina Landry su Hidalgo e cartellino giallo per Valentina Landry. Possesso Flavioni, Hidalgo, Martina Crosta, Chiara Bonamano, giro palla Flavioni, Maruzzella, ancora Hidalgo, lo schema, Martina Crosta, ancora Hidalgo, la conclusione, infrazione in attacco, cambio di possesso, riparte la Iomi con l'ora estimato, in velocità, la conclusione e la rete di Siriel Lauretti Matos, 1-0, si sbocca il punteggio dopo 3 minuti di gioco qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso ora per il Flavioni, Martina Crosta, Chiara Bonamano, Hidalgo, ancora Crosta, sull'ala il servizio per Maruzzella, poi ancora Crosta. Crosta si alza, la conclusione, Brusser c'è, nulla di fatto. Rimessa a Iomi, Valentina Landry, Lauretti Matos, giro palla, Gomez, rombetta sull'ala, Valentina Landry. Ancora marcatura su Gomez ad uomo, rombetta sull'ala, riceve, Landry si butta nello spazio, Landry il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Possesso ancora per la Iomi con Capitan Coppola, Gomez, ancora Gomez, di lì non si passa, poi Trombetta, l'elevazione, la conclusione, la rete di Rita Trombetta, rete numero 2, 2-0 dopo 5 minuti di gioco nel primo tempo. Intanto cambio tre pali ordinato da coach Pacifico, Bulacche prende il posto di Ramazzotti. Possesso intanto per il Flavioni, Martina Crosta sull'ala, il servizio, il fallo sulla numero 13 Francesca Fanelli, fischio degli arbitri, il 7 metri. Dalla linea di battuta ci va Chiara Bonamano contro Monica Brusser, parte Bonamano, la conclusione, la rete di Chiara Bonamano, 2-1, cambia ancora il punteggio. Possesso Iomi con Rita Trombetta, Valentina Landry, ancora giro palla Iomi, Landry, Coppola, Loretti Matos in velocità, Gomez si alza, la conclusione, la rete di Sule Gomez. Nuovamente dall'altra parte Flavioni con Crosta, il fallo, il 7 metri, anzi il 9 metri. Flavioni in possesso, Crosta, giro palla per la formazione ospite. Hidalgo, Bonamano, la conclusione, Murata, riparte la Iomi con Coppola, il fallo, si prosegue per il vantaggio, Pina Napoletano, la conclusione, la rete di Pina Napoletano. E poi il cartellino giallo per la giocatrice numero 22, Sheila Hidalgo del Flavioni. Flavioni ora in possesso con Fanelli, giro palla, Martina Crosta, Bonamano,
ancora giro palla del Favioni. Hidalgo. Servizio sull'ala. Il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Time out, chiamato poi da coach Patrizio Pacifico, che ha visto un po' in difficoltà la sua squadra e ha pensato bene di parlare un po' alle sue ragazze. Squadre che tornano nuovamente sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo il time out ordinato da coach Pacifico. Possesso ancora per il Flavioni con buona mano. Servizio per Hidalgo. Crossa, ancora Hidalgo. Crossa nello spazio, fermata. Qualche modo, recupera ancora la sfera per il Flavioni, con crossa, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri, Francesconi, giro palla, Hidalgo, servizio per il pivot, però la parata di Monica Brewster, riparte quindi l'Iomi con Gomez, Gomez si alza, la conclusione parata, recupera quindi la sfera, il Flavioni che riparte in velocità. Servizio al volo, ancora Brewster, c'è, dice di no alla conclusione del Flavioni. Dall'altra parte il servizio per Coppola, la conclusione, la rete del capitano Antonella Coppola. Poi in giallo per la numero 10 Martina Crosta. 5-1 il punteggio dopo 8 minuti di gioco nel primo tempo. Ancora Flavioni con crosta, di lì non si passa, il servizio sull'ala, però ancora un errore, infrazione in attacco, cambio di possesso, riparte la Iomi, Landry tutta sola, si alza e la mette in fondo al sacco, Valentina Landry, 6-1. Ora Fanelli in possesso per Flavioni, giro palla della formazione ospite guidata da coach Pacifico. Bonamano si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Bonamano e poi giallo per il capitano Antonella Coppola. Possesso Iomi ora con Landry, Gomez, Loretti Matos, Pina Napoletano sull'ala, giro palla, Gomez, ancora Landry perde la sfera, permette quindi al Flavioni di ripartire con Hidalgo. Hidalgo si alza, la conclusione, la rete di Sheila Hidalgo, prima rete personale, terza rete di squadra. Tanto possesso Iomi con Lauretti Matos, poi Landry nel ruolo di centrale, Capitan Coppola, Gomez, dentro per Pina Napoletano, la conclusione, la parata di Bulache, riparte ancora in velocità quindi il Flavioni con crosta. Crosta in qualche modo viene fermata con un fallo, 9 metri.
6-3 il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra Laiomi e Favioni, con formazione laziale in possesso palla, con Martina Crosta che prova la conclusione, che però viene stoppata da Monica Pruster. Riparte in velocità Laiomi con Valentina Landri che si alza, ancora una parata però di Bulache, ancora nulla di fatto. Si erge a protagonista il portiere numero uno della formazione del Flavioni, che con un paio di interventi sin qui ha negato la gioia della rete alla formazione salernitana, guidata quest'oggi dalle allenatrici Avram e De Santis. Flavioni che ora ci riprova in attacco con la numero 14 Mara Bonamano, poi il servizio per Hidalgo, ancora un fallo fischiato sulla numero 5 Francesconi, e quindi ancora un 9 metri per il Flavioni. Hidalgo, poi ancora Francesconi, ancora Hidalgo, passivo, la conclusione di Hidalgo non va, quindi riparte Laiomi in contropiede con Coppola. Coppola la mette in fondo al sacco dopo il servizio al bacio di Monica Brusten, e quindi rete per Laiomi numero 7, 7-3 il punteggio. Possesso per Flavioni ora con Francesconi. Hidalgo, ancora Hidalgo, infrazione in attacco fischiata di Hidalgo, quindi cambio di possesso. Riparte Laiomi con Monica Prusser che serve Landri, poi Gomez, trombetta, Loretti Matos, Pina Napoletano, giro palla per Laiomi, lo schema, servizio per Gomez che si alza, la conclusione però finisce alta, nulla di fatto. Riparte il Flavioni con Francesconi, poi Crosta, Hidalgo, Hidalgo, la conclusione, la rete di Hidalgo, rete numero 2 per Hidalgo, numero 4 per il Flavioni. Poi infrazione in attacco fischiata Laiomi, e quindi nuovo cambio di possesso. Riparte ancora il Flavioni con Fanelli, Hidalgo, Crosta, Chiara Bonamano, giro palla del Flavioni, ancora Hidalgo, Crosta, gioca un varco, poi ci prova Hidalgo però sbaglia, quindi riparte Laiomi ancora in velocità con servizio di Brusser per Pina Napoletano. Riparte Laiomi, Landri, Loretti Matos, giro palla, Gomez, trombetta sull'ala, trombetta la conclusione, ancora una parata, Landri però recupera in qualche modo per Laiomi, serve Gomez, si ricomincia in attacco, Valentina Landri, Gomez, servizio per Lauretti Matos che in qualche modo recupera, passivo per Laiomi, si alza il braccio della coppia arbitrale, tanto Gomez, serve Napoletano, la conclusione però termina sul palo, quindi nulla di fatto. Riparte il Flavioni con Crosta, servizio sbagliato però per la compagna, riparte ancora Laiomi con Pina Napoletano, ancora niente di fatto, recupera ancora il Flavioni con la numero 5 Francesconi, poi Hidalgo, giro palla del Flavioni, Chiara Bonamano, Martina Crosta, ancora Chiara Bonamano, Hidalgo, si
si butta nello spazio, giova la rete all'incrocio dei pali, Giraldo. E cartellino giallo per l'idata trombetta. Poi il time out ordinato da Laura Avram e Adele De Santis, gli allenatori quest'oggi in panchina per l'Iomi. Quando siamo giunti al quindicesimo del primo tempo, il punteggio è di Iomi 7, Flavioni 5. Iomi un po' in difficoltà in questo frangente. Le due allenatrici quest'oggi in panchina in casa salernitana hanno pensato dunque bene di chiamare time out e parlare un po' insieme alle proprie ragazze per organizzare un po' al meglio il gioco. Ricordiamo il punteggio, Iomi 7, Flavioni 5, dopo un quarto d'ora di gioco del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, prima giornata di ritorno della regular season. Si ritorna ora in campo sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso Iomi. Si riparte con Gomez. Trombetta. Ancora Gomez. Lauretti Matos. Coppola. Gomez. Gomez. Il fallo rischiato alla numero 5 Francesconi, che becca anche il giallo. 7 metri. Gomez dalla linea dei 7 metri contro Bulache. Arriva il fischio degli arbitri, parte Gomez, la conclusione della rete di Sule Gomez. 8-5 il punteggio. Possesso ora per il Flavioni con Sheila Heraldo. Martina Crosta. Giro palla. La formazione laziale di coach Pacifico. Buona mano. Subisce fallo. 9 metri. Ancora Martina Crosta. Si butta nello spazio. Serve Heraldo. Giro palla ancora per la formazione ospite, poi la conclusione della numero 7, Chiara Bonamano colpisce il palo, riparte quindi la Iomi in velocità con Landri. Landri, la conclusione, il fallo, il 2 minuti per la numero 10, Martina Crosta. 2 minuti, uomo in più per la Iomi. Martina Crosta che ha commesso il fallo, si è beccata il 2 minuti. Possesso Iomi. Pina Napoletano. Lauretti Matos, giro palla. Gomez. Landri. Ora il servizio sull'ala per Pina Napoletano, che non sbaglia e la mette in fondo al sacco. Ed è numero 9 per la Iomi. Ancora un cambio dei pali nella formazione di coach Pacifico, dentro Romina Ramazzotti, maglia numero 12, fuori Andrade Bulache con la numero 1, Flavioni che ora è in possesso con Sheila Heraldo, poi Francesconi, Heraldo ancora, giro palla, Mara Bonamano, Heraldo, serve la numero 5 Francesconi, poi la numero 7 Bonamano, subisce fallo. Ancora Flavioni in possesso, sotto passivo, si alza il braccio degli arbitri, deve tirare, Bonamano lo fa, Brusser però c'è, le dice di no, riparte la Iomi con Valentina Landri. La conclusione, la parata di Ramazzotti sulla conclusione di Landri, cambio di possesso. Riparte il Flavioni con Mara Bonamano. Giraldo
numero 72 Ferretti. Poi ancora Eraldo, prova la conclusione dopo la finta, commette fallo. Due minuti, vediamo un po' per chi, per Gomez. Due minuti per Gomez. Possesso Flavioni, due minuti per Gomez. Hidalgo manovra ora per Flavioni. Mara Bonamano, per Chiara Bonamano. Giro palla ancora Mara Bonamano, serve Hidalgo. Poi Mara Bonamano trova lo spazio, prova la conclusione ma la sbaglia. Riparte la Iomi. Intanto fuori Brewster, dentro Casale per l'uomo in più di movimento in casa Iomi. Casale ora proprio in possesso di palla, serve poi Lauretti Matos, napoletano, giro palla, Casale. Napoletano sull'ala, torna indietro, bisogna ricominciare, passivo per la formazione di casa, la conclusione sbagliata ma c'è il fallo, il 9 metri. Tanto fuori Lauretti Matos, rientrata però in porta Monica Brussel. Iomi sotto passivo, Casale, Casale subisce ancora un fallo, quindi ancora 9 metri. Landri, la conclusione, la parata di Ramazzotti, nulla di fatto, riparte Mara Bonamano per il Flavioni, servizio per Crosta, Hidalgo, ancora Mara Bonamano, giro palla per la formazione ospite, Hidalgo, servizio per Fanelli, sull'ala la mette dentro, Francesca Fanelli. Siamo già dall'altra parte con la Iomi in attacco, Pina Napoletano, Casale, Coppola. Casale subisce il fallo, il 9 metri. Gomez, Casale, ancora Gomez. Butta nello spazio, serve Coppola che però viene fermata. Cambio di possesso, riparte Flavioni con Hidalgo. Mara Bonamano. Crossa, serve Hidalgo. Fanelli. Martina Crossa, giro palla per il Flavioni. Ancora Crossa. Servizio per Chiara Bonamano, poi Hidalgo, sbaglia tutto, però il Flavioni riparte in velocità, Coppola per l'Iomi e Coppola non sbaglia, la mette in fondo al sacco il capitano dell'Iomi ed è numero 10 per l'Iomi, 10 a 6 il punteggio, questo primo tempo quando mancano 8 minuti e 10 secondi alla fine del prima frazione di gioco, c'è la Iomi e il Flavioni, Flavioni ora in possesso con Martina Crosta, poi Chiara Bonamano. L'errore, il fischio degli arbitri, il fallo, 9 metri. Francesconi, Crosta, Hidalgo, ancora Crosta, ancora Hidalgo, la conclusione, la rete di Hidalgo. Ed è numero 4 per Scile Hidalgo e numero 7 per la formazione ospite. Poi Landri, il fallo su Valentina Landri, il 7 metri. Gomez dalla linea dei 7 metri. Gomez contro Ramazzotti, arriva il fischio degli arbitri, parte Gomez, la mette in fondo al sacco. 11 a 7 per l'Iomi, possesso ora per Flavioni con Fanelli, poi Hidalgo,
ancora crossa, ci do palla a Flavioni, con Eraldo, Chiara Bonamano, Martina crossa, serve ancora Eraldo, la finta di Eraldo, la conclusione, la rete, ancora numero 5 personale, Eraldo sta tenendo a galla la formazione di coach Pacifico, 5 le reti personali su 8 segnate dal Flavioni, quando mancano 6 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo, 11-8, possesso Iomi con Laura Casale per Gomez, ancora Lauretti Mados, Gomez si alza, la conclusione, l'errore, nulla di fatto. Riparte Flavioni con Crossa in velocità, Crossa si alza, la conclusione, Prusser per Orsè, riparte ancora il contropiede, Iomi, servizio al bacio di Prusser per il capitano Antonella Coppola, che segna la quarta rete personale, rete numero 12 per Iomi, 12-8 qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è Iomi e Flavioni. Quando siamo giunti al 25esimo del primo tempo, possesso ora per Flavioni con la solita Eraldo, poi crossa nel ruolo di centrale, si libera della marcatura di Casale, la conclusione però è sbagliata, quindi riparte Iomi con Monica Brusser, che serve Casale, Casale per Lauretti Mados, Lauretti Mados per Gomez, Gomez, la conclusione, la rete di Sule Gomez, quarta rete personale di Sule Gomez, rete numero 13 per Iomi, 13-8, ora Flavioni in possesso con Hidalgo, che serve Crosta, poi Fanelli, ci do palla per le ospiti, ancora Martina Crosta per Hidalgo, il servizio per Chiara Bonamano, ancora Hidalgo, Crosta, Crosta, si alza, la conclusione, parata da Prusser, ma c'è il fischio degli arbitri, il fallo ravvisato dalla coppia arbitrale Cardone-Cardone, quindi 7 metri. Chiara Bonamano, numero 7, dalla linea di battuta contro Monica Prusser, parata e Bonamano, ma Monica Prusser abbassa la saracinesca e dice di no. Quindi nulla di fatto, riparte Iomi, cambio in casa Iomi, dentro Vicky Romeo, maglia numero 11, fuori Rita Ciambetta sull'ala, Loretti Mados si punta nello spazio, serve Gomez che però prova la conclusione, gli arbitri non ravvisano il fallo, nulla di fatto, si parte quindi Hidalgo per la formazione ospite, il servizio per la numero 5 Francesconi, che realizza 13-9 il punteggio. Ancora Salerno dall'altra parte si trova con Casale, poi la manata di Hidalgo su Casale e proprio Hidalgo si becca il 2 minuti. 2 minuti di sci per Hidalgo, che sta un po' indispettendo con anche la sua un po' esultanza particolare il pubblico qui della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Comunque ancora possesso Iomi con Laura Casale, Gomez, Romeo, giro palla per Iomi, Lauretti Mados si butta nello spazio, la conclusione, il fallo, il 9 metri, ancora possesso Iomi con Gomez, Romeo, giro palla, Casale, Lauretti Mados, il servizio per Pina Napoletano che ci prova dall'ala, ma Ramazzotti para e dice di no. Quindi nulla di fatto, quando mancano 2 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo, riparte Flavioni, 13-9 il punteggio, questo primo tempo. Ancora Flavioni con Chiara Bonamano, poi Martina Crosta, giro palla Francesconi. Ancora
Martina Crossa si butta nello spazio, poi sbaglia, recupera Pina Napoletano che parte tutta sola in contropiede e non sbaglia. Pina Napoletano la mette in fondo al sacco, sfruttando al meglio l'errore della giocatrice avversaria. È partita tutta sola e ha battuto Ramazzotti per la rete numero 14 in casa Iomi. Possesso ora per il Flavioni con numero 5 Francesconi che serve Crossa, giro palla Chiara Bonamano, nulla di fatto, possesso per la Iomi che riparte con Vicky Romeo che però non aggancia il servizio di Brewster, nulla di fatto, ancora un cambio di possesso, Flavioni che può attaccare con Chiara Bonamano, poi Ferretti, giro palla, rientra Eraldo dopo i due minuti, Crossa serve proprio Eraldo, giro palla per il Flavioni, ancora giro palla Flavioni, provare a scardinare l'attenta difesa della Iomi, ci prova Bonamano che però sbaglia. Riparte ancora il contropiede la Iomi con Napoletano, servita perfettamente da Monica Brewster, rete numero 4 personale per Pina Napoletano e numero 15 per la formazione di casa della Iomi. Intanto fuori Bonamano, Chiara che aveva preso un colpo in casa Flavioni, è entrata dentro la numero 18 Spizzico. Crossa, intanto manovra, serve Hidalgo. Hidalgo, il fallo su Hidalgo, fischiato dagli arbitri, 9 metri. Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, la conclusione di Hidalgo, Brewster però esce. Riparte quindi la formazione ospite con Pina Napoletano, che però non riesce a concludere prima del fischio della sirena. Si chiude quindi il primo tempo con il risultato di Iomi PDO Salerno 15, Flavioni 9. A risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Squadre nuovamente sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo per il secondo tempo del match tra la Iomi e il Flavioni, primo tempo che lo ricordiamo si è chiuso sul 15-9 per la formazione salernitana. La formazione salernitana ora in possesso con Sule Gomez, servizio per Lauretti Matos, giro palla, ancora Valentina Landi, Coppola, Gomez in qualche modo recupera la sfera, si butta nello spazio, la conclusione alla rete di Sule Gomez. Riparto del Flavioni in velocità dall'altra parte con la solita Eraldo che serve a Crosta. Deve ricominciare però tutto da capo il Flavioni. Quindi riparte con Crossa nel ruolo di centrale, Chiara Bonamano, ancora Hidalgo per Crossa, Bonamano, giro palla, Hidalgo, il fallo di Laura Casale, due minuti per Laura Casale per il fallo commesso su Sheila Hidalgo. Laura Casale che chiede prontamente scusa all'avversaria e poi si accomoda in panchina per il due minuti. Uomo in più quindi per il superiore da Flavioni. Hidalgo deve lasciare il 40-20 perché sono entrati in campo i sanitari come da regolamento. In accompagnata fuori Hidalgo, al suo posto entra, vediamo un po' in questo frangente,
la numero 11, se non andiamo errati, Erika Maruzzella. Favioni in possesso intanto con la solita Martina Crosser, servizio sull'ala, la conclusione Brusser, c'è conclusione di Fanelli, parata da Monica Brusser, nulla di fatto, si riparte con possesso per Naomi. Tanto fuori Brusser, dentro Capitan Coppola per l'uomo in più di movimento. Possesso per Naomi con Lauretti Matos, giro palla, Coppola perde la sfera, l'errore di Coppola permette al Favioni di ripartire, servizio per la numero 72 Federica Ferretti che non sbaglia e la mette dentro, ed è numero 10, 16-10. Intanto riparte Naomi. Che manovra con Vicky Romeo, Gomez, Landry, ritorna indietro, poi si alza, la conclusione, la parata di Ramazzotti, riparte Flavioni con Ferretti, poi crossa, servizio e la conclusione, parata di Francesconi, poi la sfera termina fuori, quindi cambio di possesso, possesso Naomi che riparte. Fine napoletano. Gomez. Lauretti Matos. Giro palla. Della Naomi. Lauretti Matos. Landry. Gomez. Gomez serve sull'ala Romeo. Che non sbaglia e la mette in fondo al sacco, vedete, di Vicky Romeo, ed è numero 17 per la formazione di casa. Possesso ora del Flavioni con Martina Crossa, Fanelli, giro palla, Bonamano, Chiara Bonamano ancora per Ferretti, ora giro palla della formazione ospite e ci prova ora con Bonamano ma non passa, subisce fallo la numero 7 Chiara Bonamano, quindi 9 metri per il Flavioni. Ancora Martina Crossa per Chiara Bonamano, la conclusione Brusser c'è, ancora una volta le dice di no, riparte ancora Naomi con Lauretti Matos, poi Landry, Landry si butta nello spazio, Landry, il fallo di Crossa su Landry, fischio degli arbitri e il 7 metri. Gomez dalla linea dei 7 metri contro Romina Ramazzotti, parte ora e segna sulla Gomez, ed è numero 6 personale di sulla Gomez, numero 18 per la formazione padrona di casa della Naomi PDO Salerno. Possesso ora del Flavioni con Hidalgo che è rientrata dopo 2 minuti e l'infortunio, ancora un fallo fischiato su Hidalgo, 9 metri, Hidalgo serve Crosta, Crosta si butta nello spazio, Brusser para ma c'è il fischio degli arbitri per il fallo, quindi 7 metri. Martina Crosta alla linea di battuta dei 7 metri contro Monica Brusser. Arriva il fischio degli arbitri, la conclusione, la rete della numero 10 Crosta del Flavioni, 18-11 dopo 6 minuti del secondo tempo. C'è la Naomi e Flavioni Civitavecchia, Naomi ora in possesso con Valentina Landry, Lauretti Matos per Pina Napoletano sull'ala, ancora Lauretti Matos, serve Coppola che si gira e la mette in fondo al sacco. Ancora una rete del capitano, la quinta personale, la numero 19 per Naomi.
Gavioni ora in possesso con Hidalgo, poi crossa. Corre Hidalgo, si butta nello spazio. Il fallo. 9 metri. Ancora Hidalgo prova la conclusione, poi il servizio sbagliato per la compagna, riparte la formazione ospite, ancora un errore della Iomi che permette a Flavioni di ripartire con Hidalgo per crosta, la conclusione, plus RC, riparte in velocità la Iomi con Coppola, servita alla perfezione da Brusser, ma Ramazzotti para, corre in velocità dall'altra parte del campo con Hidalgo, la conclusione, la rete, questa volta numero 6. Di Sheila Hidalgo, numero 6 personale e numero 12 per il Flavioni, 19-12 il punteggio a favore della Iomi dopo 8 minuti di gioco nel secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso ora per la Iomi con Valentina Landri che serve Gomez, giro palla, lo schema, Gomez si alza, la conclusione la sbaglia, quindi nulla di fatto, riparte il Flavioni con Martina Crossa, Chiara Bonamano, Hidalgo, Panelli, poi la numero 16 di Luca. Ora formazione ospite in possesso di palla con la solita Hidalgo che prova una finta, di lì non si passa, bisogna ricominciare, poi ancora Hidalgo, la conclusione, plus RC, Gomez recupera la sfera, serve Landri che parte in contropiede, Landri per Pina Napoletano, Pina Napoletano, ancora Romeo, le dice di no, rimessa però dalla linea laterale per la formazione di casa, Gomez, Romeo, Loretti Matos, giro palla per la Iomi, ancora Gomez, si alza, la conclusione, la rete, numero 7 personale di Sule Gomez, numero 20 per la formazione della Iomi Pidio Salerno, nuovo cambio tra i pali ordinato da coach Pacifico, fuori Roma, Ramazzotti, dentro Bulache. Flavioni che ora in possesso con Chiara Bonamano in attacco, servizio sull'ala per crosta, poi il fallo fischiato dagli arbitri sulla numero 16 di Luca, il 9 metri, ora Hidalgo, servizio per Chiara Bonamano, di lì però non si passa, ancora un fallo, ancora un 9 metri, Hidalgo, la conclusione murata da Gomez che recupera e fa ripartire Landri, la conclusione, la rete di Valentina Landri, rete numero 21-12 il punteggio dopo 10 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, Giallaiomi, Pidio Salerno e Flavioni Civitavecchia. Flavioni che ora manovra con Chiara Bonamano che si alza, la conclusione, la rete di Chiara Bonamano, terza rete personale di Chiara Bonamano, rete numero 13 per la compagine ospite di coach Pacifico. Possesso ora per Iomi con Landri, poi Gomez, Romeo sull'ala, giro palla, ancora Gomez, si butta nello spazio, Gomez si alza, la conclusione, ancora una rete, la numero 8 personale, numero 22 per la Iomi di Sule Gomez, Flavioni ora dall'altra parte in possesso, in attacco con la solita Sheila Hidalgo che serve a crosta, poi ancora Hidalgo, crosta, si butta nello spazio ma viene fermata, poi recupera in qualche modo Hidalgo, servizio per Francesconi, l'errore, fallo in attacco fischiato dagli arbitri, Cardone, quindi cambio di possesso, riparte la Iomi con Landri,
Romeo sull'ala, giro palla, Pina Napoletano, giro palla ancora per la formazione della Iomi PDO Salerno. Gomez, Loretti Matos si butta nello spazio ma non aggancia, poi l'errore in difesa del Flavioni che regala la sfera e la rimessa dalla linea d'angolo alla Iomi. Quindi ancora Iomi in possesso con Valentina Landri, servizio per Loretti Matos che si alza, tira ma colpisce il palo, poi ancora un errore, recupera Coppola, Coppola si gira, subisce fallo da parte di Hidalgo, 9 metri. Romeo, trombetta agganciata al posto di Gomez sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo tra le file della Iomi. Landri si alza, la conclusione e la rete di Valentina Landri, rete numero 23 per la formazione di casa della Iomi, 23-13 il punteggio. Quando mancano 17 minuti e 12 secondi alla fine del match, Flavioni in possesso con Mara Bonamano, Hidalgo, Chiara Bonamano, Mara Bonamano, poi Hidalgo, la conclusione di Mara Bonamano parata da Brewster, riparte la Iomi in velocità, Vicky Romeo servita alla perfezione da Valentina Landi e Vicky Romeo non sbaglia. Rete numero 24. Il punteggio e coach pacifico del Flavioni corre ai ripari chiamando il time out e parlando un po' su alle sue ragazze che in questo frangente le ha viste in grossa difficoltà. C'è Iomi che sta giocando una pallamano molto veloce, sta mettendo in grossa difficoltà la formazione ospite del Flavioni. 24-13, ricordiamo il punteggio in questo match valevole per la prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato di Serie A di pallamano femminile 2017-2018. Flavioni che nonostante occupi il fanalino di coda in condominio con Teramo con due soli punti all'attivo in classifica fin qui conquistati, sta comunque giocando una buona palla a mano e sta mettendo comunque in difficoltà le campionesse d'Italia in carica. Tanto terminato il time out ordinato da coach pacifico e quindi formazioni che rientrano sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo, possesso Flavioni con Chiara Bonamano, Hidalgo, Martina Crosta, giro palla del Flavioni, ancora Chiara Bonamano, il servizio per la numero 72 Ferretti, di lì non si passa, bisogna ricominciare, Crosta si butta però nello spazio, subisce il fallo ma riesce comunque a concludere, realizza la rete Martina Crosta. Siamo già intanto dall'altra parte con Pina Napoletano che prova la conclusione, la rete, 25-14 ora il punteggio. Nuovo cambio Cepalli ordinato da coach pacifico, dentro Ramazzotti, fuori Bulache. Tanto Flavioni in possesso con Chiara Bonamano, poi Martina Crosta per Hidalgo, il servizio per Fanelli, poi Hidalgo, il fallo e 2 minuti per Casale.
per il fallo su Hidalgo. Nove metri per il Flavioni, che manovra in attacco con Crosta. Chiara Bonamano, ora Crosta, servizio per la solida Eraldo, poi Bonamano gioca un varco, si butta dentro e realizza la terza rete personale, la rete numero 15 per il Flavioni. 25-15 dopo 15 minuti del secondo tempo. Tanto uomo in più di movimento in casa Iomi, non c'è il portiere, e uomo in più di movimento Romeo dall'ala, non sbaglia, intanto realizza la rete numero 26 per la Iomi. Tanto ritorna ai pali Elisa Ferrari, che ha preso il posto di Monica Brewster in casa Iomi. Possesso Flavioni con Chiara Bonamano per Martina Crosta. Giro palla, l'errore, recupera la sfera Trombetta. In qualche modo, poi il fallo fischiato. Nuovamente Landry in campo, fuori il portiere Ferrari per l'uomo in più di movimento in casa Iomi. Lauretti Matos. Giro palla Iomi. Rita Trombetta. Landry. Lo schema. Valentina Lanci si butta nello spazio. Il servizio per Coppola. La conclusione, la traversa. Dirle di no. Quindi nuovo cambio di possesso. Flavioni che riparte in attacco. Il pallonetto e la rete della numero 13 che Fanelli. Seconda rete personale per Fanelli, rete numero 16 per la compagine del Flavioni di Coach Pacifico, 26-16, con la Iomi ora in possesso, con Loretti Matos, poi Rita Trombetta, il giro palla. Rita Trombetta si butta nello spazio, la conclusione, la parata, riparte in contropiede, quindi Bonamano, che però subisce il fallo. Ora possesso Flavioni con la solita Hidalgo, poi Di Luca, Crosta, ora Di Luca, Bonamano, giro palla, Hidalgo, servizio per Di Luca che si alza, prova la conclusione, la sbaglia, riparte la Iomi con Landry, poi servizio per Coppola che si gira, subisce fallo, 9 metri. Arriva il fischio della coppia arbitrale, Cardone Cardone, 9 metri, quindi ancora possesso per la Iomi con Vicky Romeo. Giro palla, Loretti Matos, Vale Landry nel ruolo di centrale, Loretti Matos, lo schema, il servizio per Trombetta che si butta nello spazio. Poi recupera ancora Romeo che realizza un gol numero 4 personale, numero 27 per la formazione ospite. Poi c'è anche il 2 minuti per Martina Crosta che aveva commesso fallo su Vicky Romeo, che nonostante tutto è riuscita a realizzare la rete. Superiorità per l'Iomi, possesso però per il Flavioni con Mara Bonamano. Chiara Bonamano, giro palla, Hidalgo, Chiara Bonamano ancora, l'errore, il recupero dell'Iomi che riparte in velocità con Lauretti Matos che serve Pina Napoletano, la conclusione di Pina Napoletano, la parata di Damazzotti, nulla di fatto. Riparte Flavioni con Chiara Bonamano. Mara Bonamano, poi la solita Hidalgo in possesso. Giro palla per la formazione di Coach Pacifico.
servizio per Mara Bonamano, che si butta nello spazio, subisce il fallo, 9 metri. Possesso ancora Flavioni con Hidalgo. Mara Bonamano si butta nello spazio, poi servizio per Chiara Bonamano che si alza, la conclusione, la rete di Chiara Bonamano. Ed è numero 17 per la formazione ospite del Flavioni quando mancano 10 minuti e 18 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso Iomi con Valentina Lanci che si butta nello spazio, serve Lauretti Matos che non sbaglia e la mette in fondo al sacco ed è numero 28 per la Iomi, 28-17. Flavioni ora in possesso con Mara Bonamano, poi Chiara Bonamano, giro palla per le ospiti, rientra in campo Martina Crossa che ha scontato i 2 minuti di sospensione, Hidalgo, se fallo in attacco fischiato ad Hidalgo, quindi cambio di possesso, riparte la Iomi, Ferrari serve Landri, poi Lauretti Matos che si butta nello spazio, subisce il fallo, fallo commesso da Hidalgo. E Hidalgo si becca anche lei il 2 minuti. Due minuti per Hidalgo. 9 metri per la Iomi. Landri in possesso, serve Trombetta. Giro palla per la formazione di casa della Iomi PDO Salerno. Servizio per Valentina Landri, poi Lauretti Matos che si butta nello spazio, ancora Trombetta che si alza, la conclusione, la rete all'incrocio dei pali dove Ramazzotti non ci può arrivare, rete numero 29-17 per la formazione della Iomi Salerno qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Flavioni Civitavecchia, che ora è in possesso con Mara Bonamano, poi Martina Crossa che si butta nello spazio, serve Francesconi, infrazione, cambio di possesso, riparte la Iomi, Vicky Romeo tutta sola, non sbaglia, Vicky Romeo la mette in fondo al sacco ed è numero 30 per la formazione della Iomi. Possesso ora per il Flavioni. Mara Bonamano, crossa per Francesconi, poi ancora crossa, Mara Bonamano recupera il pallone, poi subisce il fallo in 9 metri, l'errore poi in attacco della formazione di coach Pacifico che regala la sfera alla Iomi che riparte con Landri che si butta nello spazio, prova la conclusione ma non va. Quindi riparte ancora il Flavioni Civitavecchia con Mara Bonamano. Chiara Bonamano, Martina Crossa, giro palla del Flavioni. Il fallo su Mara Bonamano, il fischio degli arbitri in 9 metri, rientrata Hidalgo dopo la sospensione di 2 minuti. Chiara Bonamano. Hidalgo serve il numero 18 che è spizzico, poi ancora Hidalgo, servizio per Chiara Bonamano, l'errore, il fallo. Flavioni che è sotto passivo, si è alzato il braccio della coppia arbitrale Cardone-Cardone, quindi Flavioni sotto passivo ma in possesso di palla che ci prova con Chiara Bonamano che realizza la quinta rete personale. Ed è numero 18 per il Flavioni, tanto riparte la Iomi con Napoletano che subisce il fallo, fischio degli arbitri 9 metri. Lauretti Matos, Capitan Coppola, giro palla per la Iomi. Ancora giro palla Iomi con Rita Trombetta, Lauretti Matos, Landri.
Lo rettima rossa ancora, il servizio per Coppola che si gira, subisce il fallo, arriva il fischio degli arbitri, il 7 metri. Loretti Matos dalla linea dei 7 metri contro Ramazzotti, arriva il fischio degli arbitri, parte Loretti Matos, ma Ramazzotti le dice di no, respingendo però in laterale, rimessa alla linea laterale, ancora possesso per l'Iomi che può manovrare ancora in attacco con Landry e poi Loretti Matos. Stellato che è entrata in campo la giovanissima Carmen Stellato in casa Iomi Salerno, prodotto del vivaio florido della formazione cara al patron Pisapia. Loretti Matos si butta nello spazio, subisce ancora un fallo, ancora il fischio degli arbitri, ancora 7 metri quando siamo giunti al 25esimo del secondo tempo. Rita Trombetta dalla linea dei 7 metri contro Romina Ramazzotti. Parte Rita Trombetta, la conclusione alla rete di Rita Trombetta ed è numero 31 per la formazione di casa della Iomi Pidio Salerno, 31-18 il risultato quando mancano 4 minuti e 54 secondi alla fine del match. Coach Pacifico è corso ai ripari, ha chiamato time out, 30-18 il risultato, lo ricordiamo ancora una volta qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Pidio Salerno e Fabioni Civitavecchia. Il match valevole quale prima giornata del girone di ritorno della regular season del campionato di Serie A femminile 2017-2018. Possesso ora per Flavioni dopo la rete. Tanto un nuovo cambio, c'è pali nelle formazioni laziale, è rientrata Bulacche con la maglia numero 1 al posto di Ramazzotti. Tanto è già anche un'altra giovane atleta prodotto del vivaio della Iomi, la numero 23, Giulia Antonia Fabbo. Favioni che ora manovra con Martina Crossa che si butta nello spazio, la conclusione, Ferrari le dice di no, ma arriva il fischio degli arbitri e quindi 7 metri. Il fallo ravvisato dalla coppia arbitrale Cardone-Cardone, il 7 metri. Spizzico con la maglia numero 18 dalla linea di battuta contro Elisa Ferrari, parte Spizzico, la conclusione è il paro, recupera però Crossa sulla ribattuta, Ferrari però le dice di no ancora sul pallonetto, riparte ancora la formazione di casa con Trombetta, la conclusione, la rete sul pasticcio del portiere Bulacche, rete numero 32 per la formazione della Iomi, 32-18 al 27esimo del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e Flavioni. Flavioni ora in possesso con Iraldo, poi Di Luca, Iraldo ancora, Chiara Bonamano, la conclusione di Di Luca si perde alta, nulla di fatto. Riparte la Iomi con Elisa Ferrari che serve Lauretti Matos, poi Fabbo, Stellato, ancora Fabbo, giro palla, ancora Stellato, Fabbo, giro palla per la Iomi. Rita Giombetta però non aggancia il servizio di Lauretti Matos, quindi cambio di possesso, rimessa dalla linea laterale per il Flavioni che riparte con Bonamano, Chiara, poi Sheila Heraldo, servizio per Di Luca, ora Di Luca, Heraldo, Maruzzella, Chiara Bonamano, giro palla la formazione ospite del Flavioni, Chiara Bonamano poi vede un varco, si butta dentro e realizza la sesta rete personale, la rete numero 19
per Leo Ospite, poi Michi Romeo prova la conclusione parata da Bulacche, ma c'è stato anche il fischio degli arbitri e quindi il fallo è il 9 metri. Corayomi in possesso con Fabbo, poi Lauretti Matos, trombetta, giro palla, Fabbo, la conclusione per Erika De Somma, anch'essa entrata, un'altra giovanissima del vivaio. Riparte il Flavioni con la numero 16 che è Di Luca, che viene però fermata dal ripiegamento difensivo di Vicky Romeo. Rimessa quindi per Flavioni, che può manovrare ancora in attacco con Maruzzella, poi Di Luca, giro palla, Chiara Bonamano, il fallo di Fabbo su Chiara Bonamano, 9 metri e 2 minuti per Fabbo, quando manca 1 minuto e 29 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, già la Iomi e il Flavioni. Flavioni che può manovrare con Hiraldo, poi Di Luca, ancora un fallo di trombetta su Hiraldo, 9 metri, la conclusione, servizio per la numero 18 Spizzico, che realizza la sua prima rete personale, la rete numero 20 per la formazione ospite. Tanto fuori Ferrari, dentro Casale per l'uomo in più di movimento in casa Iomi, che manovra in attacco con trombetta, poi Lauretti Matos, giro palla, e la formazione salernitana con Vicky Romero sull'ala. Poi servizio per Erika De Somma, il fallo commesso da Maruzzella, il 7 metri. Erika De Somma dalla linea dei 7 metri contro Bulacche. Parte Erika De Somma e la rete di Erika De Somma. Rete numero 33, 33 a 20. Per l'Iomi contro il Flavioni, quando mancano pochi secondi alla fine del match, il Flavioni è in possesso palla. Servizio per Spizzico, la conclusione, la rete a fil di sirena di Spizzico Francesca, numero 18 della formazione ospite. Si chiude quindi qui il match 33 a 21, il risultato finale tra l'Iomi PDO Salerno e Flavioni Civitavecchia nel match, lo ricordiamo, della prima giornata del girone di ritorno della regular season della Serie A femminile 2017-2018. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare interne dell'Iomi PDO Salerno.